L'appuntamento è ad Ivrea, Ivrea la Bella, come cantava il Carducci, il 2 e 3 agosto. Sono le gare di canoa slalom nel Teatro Naturale della Dora Baltea ad Ivrea. Un teatro naturale che negli anni scorsi ha ospitato due edizioni dei campionati mondiali di canoa e altre gare molto importanti, campionati europei, campionati italiani. Lo spettacolo è assicurato e Ivrea è la città ideale per la canoa, che sente propria, che sente come una disciplina che fa parte della sua identità. Lo stadio della canoa di Ivrea è uno dei più importanti percorsi al mondo per quanto riguarda la canoa slalom. È un percorso estremamente particolare perché, a differenza di altri percorsi che ci sono nel mondo, dove anche si sono svolte olimpiadi e altre gare internazionali di alto livello, questo percorso si differenzia perché è un percorso naturale, cioè l'acqua scende naturalmente, non ci sono pompe che riportano l'acqua in partenza. La Dora Baltea garantisce una portata d'acqua annua costante per quanto riguarda il percorso e quindi abbiamo atleti da tutto il mondo che arrivano durante tutto l'anno per allenarsi. È un percorso molto difficoltoso e quindi è stato anche designato dalla nostra federazione come centro federale di allenamento proprio per la difficoltà di questo tipo di percorso. Ivrea è per la federazione un punto di riferimento molto importante da decenni e soprattutto negli ultimi due anni, perché è diventato il centro federale di preparazione olimpica della squadra nazionale appunto italiana per Tokyo 2020. Sono stati organizzati qua dall'Ivrea Canoa Club e dall'Associazione Proteina i campionati del mondo Junior Under 23 del 2018 e le Coppe del Mondo 2016 e 2017. Sì, ci saranno inoltre nel 20 e nel 22 di nuovo Coppe del Mondo e Mondiali. Quindi Ivrea è il riferimento della canoa italiana internazionale per quanto riguarda l'Italia.